L'Europa non esiste, l'Europa non esiste più. Ci è dispiaciuto perché, come hai detto giustamente, è bruciante, perché meritavamo un minimo di andare a calci di rigore, minimo. Però è andata così, basta, chiuso. Nessuna conseguenza di ordine psicologico, assolutamente. Sarebbe incredibile ci fosse. È una partita in cui, come anche in altre circostanze si è verificato, lei è un po' l'ex di turno, no? Ha allenato lì, ha allenato tante squadre di questo girone. Le chiedo, a parte l'aspetto personale, che tipo di avversario si aspetta di trovare domani? Un Gavorano che ha perso dopo 13 risultati utili consecutivi, questo può influire dal punto di vista mentale sulla partita di domani oppure no? A parte il discorso dell'Extra, lì ci sono stato veramente molto poco perché andai dopo e fu l'anno di Covid, feci 4 mesi mi sembra. Però c'è un buonissimo ricordo, sono stato molto bene. E quanto il discorso che hanno perso dopo tanto tempo è segno della forza della squadra. Ma io, ho detto ai ragazzi, come dissi dopo la partita d'andata, Organico e Gavorrano sicuramente è una delle migliori. Senza ombra di dubbio, e ritengo la partita domani, se non la prima, la più difficile di tutti da qui alla fine dell'anno, senza nulla togliere alla Pianese, ma veramente è uno scontro importante perché li considero come noi e come disse all'andata, vincemmo, ma insomma ero convinto di trovarla a lottare fino a noi, fino alla fine con noi, come succederà, penso più o meno, perché veramente sono una squadra forte. Gavorano Arezzo, c'è anche Poggibonsi Pianese domani, mister. È un crocevia da definire come per il campionato? È importante, decisivo, o qualcosa di diverso? Decisivo alla seconda di ritorno non può essere, ne manca, dopo di vista ne mancano ancora 15, però importante sì, perché adesso affrontano le prime quattro della graduatoria la stessa domenica tra di loro e segno, insomma, importante, che so, speriamo si verifichi, no? La vittoria, speriamo si verifichi la vittoria nostra, il resto non mi interessa, però nell'ipotesi, no? La vittoria delle prime due è chiaro. Diceva, è importante perché poi tu potresti ipotizzare, va, la lotta per la vittoria finale solo a due, in presenza di altri risultati, credo rimarrebbe sempre tutta aperta a quattro, se non a cinque o sei con quelle sono vicine. Le chiedo anche da un punto di vista tattico, per quello che può rispondere, insomma, se ha in testa un Arezzo che giochi con il 4-3-3, se sta pensando di giocare con un modulo diverso, quale sarebbe il modulo migliore per affrontare il Gavorrano, mister? No, il modulo migliore è quello che per noi, non per il Gavorano, quello che noi credo siamo bravi a farlo e non credo proprio di cambiare sistema. Le chiedo anche una domanda tattica che si fanno un po' tutti, no? In questo periodo, mister. Se giocare con il tridente con gli esterni a piede invertito è ancora la soluzione migliore e più efficace, secondo lei, per l'incisività della manovra della squadra? Ma non è detto che mangiamo con l'esterno del piano invertito, anche se nell'ostruzione della squadra che abbiamo fatto d'estate io ci credevo molto perché io credo molto che gli esterni entrano dentro il loro piede e possano concludere. E stanno purtroppo è successo pochissime volte, però ecco, io da un giocatore mi è convinto che credo all'inizio dell'anno è andato sul suo piede dentro minimo, 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 una quindicina, 20 volte. Mi aspetto qualche gol da là, che sicuramente gli è andata male perché parata il portiere, pali, fil di palo. Cioè, l'esterno a piede invertito non è un abominio tattico, oppure, ci può stare. Le chiedo un'ultima cosa riguardo il pubblico, ci saranno tanti tifosi, è una domanda che le facciamo in maniera ricorrente ormai, ma in partite così delicate, così equilibrate anche dal punto di vista tecnico, può essere veramente un fattore determinante la presenza dei tifosi? Ma sicuramente, aiuto te lo danno, sicuramente. È chiaro, ci arriviamo a Gavurrano, ma praticamente come giocassimo in casa, per esempio, ecco, l'ultima Ordor Vietana, i ragazzi della curva sono stati straordinari, hanno incitato anche quando stavamo 0-0, fino a quando stavamo 0-0 hanno incitato e hanno continuato anche dopo il vantaggio. Ma dopo il vantaggio, è facile, loro sono stati molto bravi anche sulla parità numerica.